A me dei libri non me ne fregava niente. Quando avevo 15 anni volevo fare il calciatore, giocavo nel Napoli ed ero orgoglioso di giocare nella squadra della mia città. Quando avevo 15 anni abitavo in un palazzo dove si spaccia la droga, dovevo chiedere il permesso per entrare a casa mia. Avevo vergogna di far venire i miei amici a studiare a casa mia, di far venire la mia fidanzata a casa per non farla passare tra le file di spacciatori. Andavo a scuola e ripetevo la versione di latino di Catullo e Cicerone facendo lo slalom tra i tossici e le siringhe. Quando avevo 15 anni, nel mio quartiere è scoppiata una guerra di camorra che è passata alla storia come faida di Scampia. Una guerra che è durata 6 mesi. In questi 6 mesi sono morte 60 persone. Tra queste 60 persone c'erano 17 persone innocenti. Tra queste 17 persone innocenti c'era anche mio cugino. Mio cugino si chiamava Antonio Landieri, era un ragazzo disabile di 25 anni, aveva metà del corpo paralizzato a causa di una paralisi infantile. Un gruppo di fuoco ha sparato all'impazzato su Antonio ed altri suoi 5 amici. Chi riuscì a scappare fu colpito nelle gambe, nell'anca, nei piedi e chi come Antonio non riuscì a correre fu colpito da 2 proiettili alla schiena. Antonio Landieri è stato ucciso 2 volte, è stato ucciso dal piombo dei clan e dal cattivo giornalismo, che il giorno dopo la sua morte lo definì uno spacciatore di livello internazionale che addirittura aveva contatti col cartello di Cali. Antonio è stato seppellito come un boss, scortato da 2 volanti della polizia, in un carretto comunale, in una bara comunale. E il prete che celebrò il suo rito funebre pretese 15 euro per 15 minuti di rito. Per noi familiari è tristemente celebre una frase. È la frase del dottore che constatò la morte di Antonio, che ci disse gli sarebbe bastato un passo. Ogni volta che ripeto questa storia dico sempre ai ragazzi che l'ascoltano di dedicare un passo della propria giornata ad Antonio Landieri, di farlo camminare sulle loro gambe buone. Lo Stato non è stato nemmeno in grado di procurare una tomba a questo ragazzo, cioè una tomba che gli spettava di diritto in quanto vittima innocente di camorra. Antonio è stato riesumato dopo 3 anni e 4 mesi e abbiamo scoperto che un ragazzo di 25 anni, sottoposto ad un'autopsia, diventò morto senza fegato, morto senza pancreas, morto senza stomaco. E questi vuoti vengono riempiti di giornali. Antonio è stato ucciso da 5 ragazzi di 20 anni che uccidevano per 5.000 euro per comprarsi una T-Max, talmente fatti di cocaina che si sono sparati tra di loro con una mitraglietta Uzi proveniente dall'Afghanistan. Dopo aver ucciso un ragazzo disabile di 25 anni e ferito 5 ragazzi under 25, tutti incensurati, di notte hanno sequestrato un medico e un infermiere e li hanno costretti a curare una ferita d'arma da fuoco. Se io avessi visto tutto questo in un film, probabilmente non ci avrei mai creduto. Quando Antonio è morto ho lasciato il calcio e mi sono impegnato in questa battaglia per il riconoscimento della sua innocenza. Abbiamo impiegato 10 anni e 2 mesi per avere dallo Stato un foglio che certificasse l'innocenza di Antonio. Abbiamo impiegato 13 anni per far arrestare tutti gli esecutori materiali dell'omicidio di Antonio, 123 anni di carcere. E abbiamo impiegato 14 anni per far sì che lo stadio di Scampia fosse dedicato ad Antonio. Uno stadio dedicato a una persona che non aveva mai fatto una partita in vita sua. Io ho scritto un libro dedicato ad Antonio, un libro che si chiama Al di là della neve. La neve nel gergo camorristico è l'eroina, la cocaina. Io volevo andare al di là della neve, raccontare quello che non raccontavano i giornali. Era un ragazzo che non sapeva muoversi, ho inviato una mail a tutte le case editrici che conoscevo e improvvisamente una mi ha risposto. Era la Marotta e Cafiero Editori di Posillipo. Così ho iniziato un viaggio dentro la città. Sono andato a minorenne a Posillipo, non potevo nemmeno firmare un contratto. Questi straordinari editori mi hanno detto che volevano pubblicare il mio libro. Per tutti i giorni facevo 2 ore di viaggio, prendevo un pullman, la metropolitana, la funicolare, partivo dal cemento armato di Scampia per arrivare alla bellezza di Posillipo. A
Ausilio ho conosciuto due persone straordinarie. Tommaso Marotta era il figlio di Alberto Marotta, uno che aveva pubblicato a Napoli un premio Nobel per la letteratura come Andrei Cid. I suoi direttori di collana erano gente come Salvatore Quasimodo, dove ha pubblicato Domenico Rea. Anna Cafiero era la figlia di Federico Cafiero, l'erede della cattedra di matematica a Napoli dell'antifascista Renato Caccioppoli. Insieme avevano pubblicato gente del calibro di Ernesto Cardenal, il padre della teologia della liberazione. Quando avevo 19 anni mi arrivò una telefonata. Era Tommaso Marotta. Mi disse che lui ed Anna volevano trasferirsi in Francia per un nuovo percorso imprenditoriale e invece di chiudere la casa editrice volevano regalarla a me e mia moglie. Così a 19 anni sono diventato un editore. Ho visto arrivare un camion con oltre 30.000 libri da Posillipo a Scampia. Non sapevamo dove metterli e li abbiamo messi nell'officina a metalmeccanica di mio padre. C'era Ernesto Cardenal al fianco di un saldatore. Una storia incredibile, un ponte nella città tra Posillipo e Scampia, un ponte generazionale di sessantenni che regalano una casa editrice a dei ventenni. Quando abbiamo aperto la casa editrice di Scampia, gli assessori di estrema sinistra ci dicevano chiuderete dopo qualche settimana. Nessuno ci credeva. Eravamo due ragazzi di 19 anni che gestivano una casa editrice del 1959. Non avevamo una lira, ci servivano soldi e così abbiamo deciso di utilizzare il crowdfunding. All'inizio ci pareva una cazzata, ci dicevamo ma chi è che ci dà i soldi per un libro che ancora non esiste? E invece ha funzionato, abbiamo raccolto 3.000 euro e da quei 3.000 euro abbiamo pubblicato più di 120 libri a Scampia. A un certo punto abbiamo deciso di invadere il centro e abbiamo aperto in uno dei teatri più belli della città, uno dei teatri del 1800, il Teatro Bellini, uno store, la Marotta e Cafiero Store. Abbiamo aperto sotto palco uno dei caffè letterari più grandi del sud Italia. Ma il nostro desiderio era quello di portare i libri in periferia. Prima per comprare un libro bisognava emigrare, bisognava fare 10 fermate della metropolitana, 8 chilometri, nonostante a Scampia ci fossero 27.000 studenti. Perugia è una città universitaria e ne fa di meno. Il nostro sogno era aprire questo spazio a disposizione dei ragazzi, recuperare la normalità e non emigrare per dover leggere. E così abbiamo deciso di aprire la Scugnizzeria, la nostra piazza di spaccio di libri, dove prima si vendeva la droga. Oggi si spacciano libri. La Scugnizzeria è tutto quello che noi non abbiamo avuto quando eravamo adolescenti. È una libreria, è una radio dove i ragazzi vengono a fare radio, è uno spazio dove si fanno corsi di teatro, recitazione, cinema, dove i ragazzi possono prendere i libri e portarli a casa, un laboratorio di tipografia, costruzione di guarattelle, è uno spazio vivo. Parafrasando Peter Pan mi piace dire che la porta di questo spazio è sempre aperta. Le persone possono venire in libreria e comprare un libro per chi non può permetterselo. Spesso prendono una penna e mettono una dedica o mettono la X su una lavagna. I ragazzi vengono, cancellano la X e prendono un libro dello stesso valore della X. Noi abbiamo anche un muro sospeso, appendiamo i libri fuori alla Scugnizzeria, ci sono i ragazzi che passano, prendono questo libro e lo portano a casa. Il libro sospeso è un po' come regalare un libro a tutta l'umanità.
I nostri libri sono stampati totalmente su carta riciclata certificata. Non è un pezzo di foresta controllata dove vengono abbattuti alberi di 20 metri e poi vengono piantati alberelli di 20 centimetri. È proprio il riutilizzo della spazzatura. Noi stampiamo con inchiostri non inquinanti a base vegetale, con colle senza plastificanti. Rispettiamo totalmente il protocollo di Kyoto. Stampiamo libri a chilometro zero in Campania perché cerchiamo di far lavorare le aziende locali. Stampando in questo modo abbiamo salvato dall'abbattimento circa 800 alberi e una foresta, 11 piscine olimpioniche di acqua, centinaia e centinaia di kilowatt di corrente, salvaguardato l'habitat di numerose specie di uccelli. Stampando in questo modo abbiamo abbassato il nostro impatto ambientale. Ad un certo punto abbiamo deciso di cambiare marcia. Attualmente mi occupo di spacciare libri in giro per l'Italia. Il mio compito è trovare delle librerie indipendenti che ci sembrano fighe, metterci in contatto con loro e avviare delle unioni, delle fratellanze con queste librerie a cui mandare i nostri libri e dare a loro gli strumenti giusti per promuoverli e per farli vedere, per farli conoscere in maniera corretta ai loro clienti. Mandiamo dei kit di narrazione che abbiamo creato insieme, cioè degli storytelling kit. Come fa il libraio a raccontare un libro correttamente al cliente senza dover soltanto leggere a memoria le parole che stanno nella quarta di copertina? Come fa a raccontare le chicche che ci sono all'interno di un libro? E noi abbiamo creato uno strumento apposito. Ci occupiamo di curare il loro rapporto con i clienti anche creando dei segnalibri personalizzati che sono stati inventati da Maurizio con delle grafiche fighe in esclusiva che gli abbiamo stampato e gli abbiamo inviato. Pensare continuamente per loro strumenti che possono essergli utili a promuovere i nostri libri e creare delle unioni. Attualmente abbiamo i nostri libri in giro per il Trentino, abbiamo libri nel Lazio, tutta la Campania, il Veneto, la Liguria grazie a Marco Lorenzo. Insomma, stiamo creando una rete nazionale che è pronta a detonare, a invadere con un'eruzione di libri le principali librerie indipendenti e non. Perché le librerie sono il vero centro della vita dei libri, non solo in Italia, nel mondo. La libreria è un gruppo di persone che prendono i libri e li portano ai lettori. Lontani dal mondo virtuale dell'e-commerce, dove io seleziono un libro in base a delle righe stampate su uno schermo, sono persone che leggono, che raccontano, il senso del racconto. Quindi noi per i librai e per le librerie ci impegniamo, loro sono il centro della nostra attività, è per loro e per i lettori che facciamo i libri. Quindi bisogna sempre pensare a come coltivare questo rapporto, a come fare stare bene insieme, crescere insieme alle librerie. Per un editore deve essere forse il primo passo, perché crescere con le librerie vuol dire crescere con i lettori, vuol dire stare insieme in un unico grande progetto che è raccontare le storie più belle. Questa è la filosofia di Marotta e Cafiero, è il motivo per cui noi spacciamo libri, ma non solo, spacciamo segnalibri, spacciamo idee a tutte le librerie che entrano a far parte della nostra famiglia. Benvenuti alla nuova puntata di Radio Spacciatori di Libri in diretta dalla Spugnizzeria per la puntata numero 22. Con me Maurizio Vicedoni. Ciao Giovanna, benvenuta a Radio Spacciatori di Libri. Ti aspettavamo. Cos'è la porta gialla? Radio Spacciatori di Libri parte da un'idea folle. Le librerie tutto l'anno ospitano i nostri libri, ci fanno entrare in casa loro raccontando le nostre storie. Noi ospitiamo le librerie, le invitiamo a casa nostra per raccontare le loro storie che di solito non racconta nessuno. Vengono nella nostra radio, di solito in maniera virtuale, con dei collegamenti video, spesso durante l'orario di lavoro, all'interno delle librerie e ci raccontano di loro, chi sono i loro lettori, che libri
piacciono alle persone di quella città, chi è che va più a comprare libri, che quali sono gli autori emergenti, quali sono le attività che queste librerie organizzano. Alcune organizzano delle fiere, altre delle presentazioni particolari, altre hanno ancora delle idee che non riusciamo a definire con delle categorie fisse. Questo è la base di Radio Spacciatori di Libri. A questo concetto si integrano dei collaboratori della casa editrice che partecipano con dei podcast in cui raccontano dei libri di altre case editrici, in controtendenza rispetto all'idea di competizione che nel mercato viene sempre provata a instillare, con delle letture di libri nostri o di libri altrui. In questa primavera abbiamo letto Goffredo Parise e Joseph Ndiaye, ospitando dei podcast a tema letterario o dei notiziari di buone notizie del mondo dell'editoria. Io faccio parte di quella prima generazione nata e cresciuta a Scampia. Un quartiere che prima di questa casa editrice e prima di altre realtà simili come altre associazioni non c'era assolutamente niente. Diciamo che qui l'unica alternativa o era quella di frequentare scuole o frequentare diciamo dei gruppi sani. L'alternativa era appunto quella di frequentare questa maledetta criminalità che attraversa questo territorio. Io qui mi occupo innanzitutto di preparare tutti i documenti delle spedizioni che partono dalla nostra casa editrice, che possono essere appunto i libri oppure nel periodo di Natale possono essere le Scampia Box. Per me lavorare qui è comunque una grande opportunità. Io ringrazio la Manotteca Fiero perché, ripeto, non è stata capace di guardare oltre questa mia limitazione fisica. A me piace vivere nei libri. Come editor qui in casa editrice alla Manotteca Fiero io posso affrontare tutto il percorso da quando il testo mi arriva in un file fino a quando poi produco il PDF che andrà in stampa. Io non sono di Scampia, io abito a Mondragone, che è un paese a 45 km, 50 km da qui, e quindi io faccio 100 km ogni giorno, faccio 2000 km al mese per venire a lavorare alla Manotteca Fiero Editori. Lavorare in casa editrice significa lavorare in un progetto che sta crescendo, che cresce anche grazie a me, e questa è una cosa che dà grandissima soddisfazione. Con Rosario io ho cominciato a seguire l'intero percorso del libro. Lavoro anche come ufficio diritti esteri, quindi mi metto in contatto con le più grandi agenzie, i più grandi editori internazionali e acquisisco i diritti. Abbiamo acquisito diritti da 4 continenti, da 16 paesi. Questo è il primo passo che porta alla formazione dei libri che stiamo producendo in questa nuova rivoluzione in casa Manotteca Fiero. Quindi l'acquisizione dei diritti, poi si passa a un lavoro a stretto contatto con i traduttori, l'editing, che è il mio lavoro principale, quindi il perfezionamento del testo, e poi si arriva all'impaginazione, che è il fiore all'occhiello della Manotteca Fiero, perché noi usciamo fuori dalla gabbia, rompiamo la gabbia, quello che è stato il modo di impaginare da centinaia di anni. Noi adesso abbiamo gli strumenti digitali per fare qualcosa di diverso, per non proporre un libro che sia soltanto bello all'interno, ma che sia anche qualcosa di estremamente particolare nel modo in cui viene confezionato. I nostri impaginati sono particolarissimi. Lavoriamo con scale di grigio, per esempio Padre di Günter Grass è in 6 gradazioni di grigio, ognuno per un tema che si scende sempre più nel profondo, sempre più verso le brutture.
i nostri libri sono multimediali. All'interno del libro abbiamo un codice Spotify che tramite l'applicazione rimanda alla colonna sonora che noi abbiamo scelto appositamente per quel libro. Lavoriamo con la rottura delle gabbie, usciamo fuori, scriviamo delle frasi che escono fuori dal libro, abbiamo la multidirezionalità, dobbiamo girare il libro per apprezzarne tutte le sue sfumature, lavoriamo con le immagini, i nostri libri sono tutti fotografici, anche a doppia pagina, anche come fossero dei poster, e stiamo lavorando anche con degli illustratori di grande fama, quindi abbiamo deciso di investire in tutto e per tutto per quello che è l'aspetto grafico e quello che può dare il libro al di là del contenuto, che comunque deve essere di altissima qualità. Ad esempio la nostra collana delle api ha una carta alga all'interno, che è una carta creata con gli scarti delle alghe nella laguna di Venezia, quindi ricicliamo la spazzatura, e questo è una cosa fondamentale anche per il rispetto dell'ambiente. Cerchiamo di fornire al lettore dei libri che siano realizzati su un supporto particolare, che sia adatto a quello che è il libro e sia adatto a quella filosofia della casa editrice. Alcuni libri hanno delle particolarità assurde, per esempio Karl Marx Show ha all'interno degli anaglifi, che sono immagini sovrapposte che possono essere visti con degli occhialini, gli occhialini 3D, quelli del cinema, e a seconda del colore con cui si guarda l'immagine si vede il mondo attraverso gli occhi del capitalismo o del comunismo. E lo stesso Karl Marx Show è impaginato come una serie TV, si apre il libro e si ha Sovietflix, che è una sorta di Netflix sovietico, e sfogliando si va avanti nei menu di questo servizio di streaming fino ai titoli di testa della serie TV. E i numeri di pagina sono in realtà il minutaggio. Questo tipo di impaginazione è quello che intendiamo come qualcosa di veramente innovativo che possa dare un'esperienza di lettura sempre più forte al lettore. Infine, una particolarità che è il nostro segno di riconoscimento più forte: tutti i nostri libri sono tagliati in un angolo, hanno un angolo in meno, perché per completare un libro c'è bisogno che qualcuno immagini quello che non c'è. Per i nostri libri noi non utilizziamo dei caratteri a caso. Noi abbiamo scelto di utilizzare due font di uno stesso type designer, è Gill, e sono appunto il Gill Sans e il Joanna. Sono font che noi abbiamo scelto di utilizzare perché sono moderni, sono cesellati e quindi non disegnati a mano, sono scolpiti su pietra. Il nostro più grande sogno ora è quello di aprire l'ospedale dei libri. Un posto dove i libri vengono salvati, dove ai libri viene data una seconda chance, libri recuperati da gente che hanno bisogno di una seconda possibilità, perché i libri non invecchiano mai, le storie non invecchiano mai. Ci immaginiamo uno spazio che abbia un reparto maternità, una libreria dove i libri si possono fare al momento, con le proprie mani, attraverso la carta riciclata fatta come si faceva ad Amalfi, con i caratteri mobili del 1800, con gli inchiostri, la tana. Ci immaginiamo uno spazio didattico, laboratoriale, dove i ragazzi possano sporcarsi le mani e avvicinarsi alla letteratura attraverso l'artigianato editoriale.